Ciao a tutti e bentornati, sono di Solo Pane. Tutti noi conosciamo gli algoritmi, sono un po' ovunque su YouTube, su Instagram, anche su Amazon, su IBS, su tutti i siti che frequentiamo, un'intelligenza artificiale che ci guida e ci incanala, ecco, su certi acquisti, su certi argomenti, su certi articoli. Questo è molto discutibile, ovviamente, non è. Questa è la sede in realtà dove voglio discuterne, voglio arrivare semplicemente a dire che l'algoritmo mi ha guidato, ecco, per fortuna, anche devo dire, a questo libro, L'uomo che cammina, di Christian Bobin. Ecco, a volte quindi anche l'algoritmo tanto criticato ci torna utile, almeno per me è stato un bene che mi abbia indirizzato a questo libricino, edito dalle edizioni Kikaion. Sono pochissime pagine, sono 60 pagine, in realtà 30 sono di testo e 30 di riflessione di altri due autori. Ecco, non conoscevo Christian Bobin, è un autore francese, nato nel 1951, quindi è ancora attualmente vivo. È considerato un poeta, anche se scrive in prosa. In questo libro, dove non cita mai in realtà la figura di Gesù, si capisce fin dalle prime righe che sta parlando invece proprio di lui. E qui è l'uomo che cammina. E già dalle prime battute recita così: cammina, senza sosta cammina, va qui e poi là. Trascorre la propria vita su circa 60 km di lunghezza, 30 di larghezza. E cammina, senza sosta. Si direbbe che il riposo gli è vietato. È un libricino che dimostra ancora una volta che per scrivere grandi libri non occorrono tante pagine, ma ne bastano 30. Non c'è una sola pagina di questo libretto che mi sia rimasta indifferente, è sottolineato praticamente tutto. E verso la fine c'è una riflessione che Bobin fa a proposito della risurrezione. Dice così: i quattro che descrivono il suo passaggio sostengono che, morto, si è rialzato dalla morte. È questo indubbiamente il punto di rottura. Questa storia, che ha molti tratti della luce serena d'Oriente, assume qui una dimensione incomparabile. O ci si separa da quest'uomo su questo punto e si fa di lui un sapiente, come ci sono stati migliaia, pronti magari ad accordargli un titolo di principe, oppure lo si segue e si è votati al silenzio perché tutto ciò che si potrebbe dire è allora inudibile e folle. Inudibile perché folle. L'uomo che cammina è quel folle che pensa che si possa assaporare una vita così abbondante da inghiottire perfino la morte. Ecco, ci sono riflessioni di questo tipo. Si conclude così: forse non abbiamo mai avuto altra scelta che tra una parola folle e una parola vana. È un libretto quindi di cui davvero vi auguro la lettura. Compratelo, costa 5 euro. Si fa sempre il confronto col caffè: non rinunciate a 5 caffè e gustatevi al posto del caffè questo libretto. Si legge in un'ora circa e vi assicuro ne sarete contenti. Bene, vi ringrazio di essere stati sul canale. Se vi è piaciuta la recensione, vi chiedo di condividerla e noi ci sentiamo per una prossima storia. Ciao!